Fronteggiare miseria, povertà e usura, migliorare le condizioni dei ceti più deboli e promuovere il progresso era il sogno di un sacerdote, Don Domenico De Cristoforo, che insieme ad un gruppo di residenti di Prato La Peligna, comune in provincia dell'Aquila, a pochi chilometri da Sulmona, decise di fondare la Cassa Cattolica di Deposito e Prestito. 100 anni, un secolo di vita e è doveroso quindi ringraziare i soci fondatori che con l'aiuto e sotto la guida di Don Domenico De Cristoforo fondarono questa Cassa Cattolica di Depositi e Prestiti con lo scopo di fronteggiare i mali più profondi di quel momento, che erano la miseria, la povertà e l'usura. Però poi hanno dato modo di migliorare le condizioni dei ceti più deboli e di promuovere il progresso per tutti. Quindi un ringraziamento a tutti loro, ma io voglio ringraziare anche, così come ho detto nel mio discorso iniziale, tutti coloro che hanno creduto e che continuano a credere alla BCC. Noi abbiamo sempre considerato la vicinanza alle famiglie, alle piccole imprese, mettendo al centro la persona. Vogliamo continuare a svolgere quel ruolo primario come referente per il progresso socio-economico del territorio, il nostro territorio e di tutte le comunità di riferimento. Un secolo di storia durante il quale la banca è cresciuta e si è trasformata insieme al contesto sociale. Si è vista limitare l'autonomia negli anni del governo fascista, è resistita nel clima difficile degli anni 30, ha vissuto la difficile fase di ricostruzione nel periodo post-bellico, è diventata più forte durante il boom economico degli anni 70, anche grazie alle rimesse di coloro che nell'anno precedente erano emigrati verso gli Stati Uniti, l'Argentina, l'America e il Belgio. Oggi godiamoci insieme a tutta la comunità pratolana, ma anche alla comunità peligna, questi 100 anni. E poi, come è stato ampiamente dibattuto nella giornata di oggi, per sopravvivere necessita quello di conquistare anche nuovi territori, quindi soddisfare nuovi bisogni. Quindi la BCC di Prato La Peligna sta mettendo in atto una serie di strategie di crescita e sviluppo. Il futuro si prevede che nell'immediato, quindi nell'autunno tardo, apriremo una nuova filiale di Francavilla. Ma la nostra non è solo una crescita dimensionale di apertura di filiale, ma è un ampliamento, una crescita di tutti i servizi. Quindi ci stiamo dotando di una banca telefonica per stare sempre più vicini ai nostri clienti, stiamo digitalizzando il nostro sito, stiamo cercando di avere più contatti con la nostra comunità, stiamo investendo su degli ATM intelligenti e stiamo ampliando la gamma dei servizi, cioè per intenderci stiamo cercando di ascoltare quelli che sono i bisogni dei nostri soci e clienti e di attrezzarli per soddisfarli. Oggi abbiamo avuto il piacere di ospitare da noi esponenti del sistema del credito cooperativo e del nostro gruppo a livello nazionale. Hanno apprezzato quello che noi abbiamo fatto, hanno apprezzato la nostra storia e hanno apprezzato quello che questo territorio e quindi i pratolani hanno saputo esprimere. Oggi per la banca di credito cooperativo, la nostra banca, è un giorno importante, così come ha detto Claudia, oserei dire straordinario. È proprio così, perché oggi, 27 luglio 2019, questa istituzione cittadina tra le più efficienti del nostro Abruzzo compie 100 anni, un secolo di vita. Infatti 100 anni fa, nell'oramai lontano 27 luglio 1919, il reverendo Don Domenico Di Cristoforo, insieme a un gruppo di pratolani benemeriti e lungimiranti, fondarono la Cassa Cattolica di Depositi e Prestiti. Al solo scopo di sconfiggere e risolvere i problemi di quel momento, come la miseria, la povertà, e combattere il fenomeno dell'usura. Ma non solo, lo scopo era quello di migliorare le sorti e le condizioni dei ceti sociali più deboli e meno abbienti e di promuovere il progresso economico per tutti. E vorrei che queste mie conclusioni siano la sintesi e la testimonianza delle voci di quest'oggi, che sono delle voci variegate, e io cercherò un po' di fare la sintesi umilmente. La nostra è una bella storia, come avete visto, sia quella di Prato La Peligna sia quella del mondo delle BCC, che va raccontata, e noi siamo orgogliosi di raccontarla, ma va soprattutto ancora scritta.
va ancora scritta e va scritta da tutti noi, protagonisti, attori, sceneggiatori e registi, ognuno con le proprie, con i propri compiti e ognuno con le proprie responsabilità. La necessità di procedere insieme è lo spirito originario che l'animava. Mutualità, localismo, solidarietà e appartenenza ad un sistema sono ancora le caratteristiche identitarie dell'istituto bancario. Non perdere i contatti con la propria comunità di riferimento, che poi la comunità che vuole la banca, che la alimenta e che ha con la banca stessa un intercambio positivo. Il BCC di Pratola ha molti anni dinanzi a sé, perché abbiamo sentito che ha dati ottimi, ha una penetrazione sul territorio molto rilevante e estesa in questo territorio, che ha sicuramente una fase di criticità come per molte parti d'Italia, ma ci sono i segnali della ripresa. Noi abbiamo di recente costituito i gruppi bancari cooperativi che segnano il nostro avvenire. Sono gruppi bancari cooperativi, e cioè conciliano l'impresa con le ragioni della cooperazione mutualistica. Il timone di una banca che per questo territorio ha segnato la storia e continuerà a segnare la storia. Evviva la BCC di Pratola Peligna, evviva Pratola Peligna! Così importante, 100 anni sono davvero una ricorrenza importante. Oggi certamente quindi è l'occasione per guardare indietro quello che si è realizzato con legittimo orgoglio, perché non era scontato quel 1919, un anno dopo una guerra mondiale, che si riuscisse ad avviare un'impresa e che quell'impresa avesse successo. Eppure ci si è riusciti, perché c'erano forse due ingredienti importanti: c'era un sogno, c'era un bisogno. Tutti e due insieme hanno dato la spinta, la molla giusta per intraprendere una strada che è stata una strada di successo. Oggi quella banca esiste ancora, si chiama Banca di Credito Cooperativo di Pratola Peligna ed è vicina ai bisogni della popolazione. Una banca di comunità, ovvero una banca che fonda le sue radici nel rapporto con le persone e che è orgogliosa di un percorso che in questo caso è lungo un secolo e che proietta il suo futuro in un impegno al coinvolgimento dei rapporti con le persone, sapendo qual è la grande responsabilità di gestire i risparmi della gente e di reimpiegarli sul territorio. Tutto questo potrà essere svolto in maniera ancora più efficace con le economie di scala derivanti dal gruppo bancario cooperativo, al quale la BCC di Pratola Peligna si presenta in ottima forma, tanto che le consentirà di essere tra le 140 BCC del gruppo bancario cooperativo ICREA una delle protagoniste. Negli anni è cresciuta da ente monosportello ad azienda bancaria, con 10 sportelli, 61 dipendenti, 1962 soci e 19.000 clienti. Il gruppo di credito cooperativo ICREA è la somma delle BCC, tra cui Pratola Peligna è una delle BCC più rappresentate, anche in ragione della sua storia. Oggi siamo qui a festeggiare i 100 anni e devo dire che è una bella manifestazione di, come dire, solidità della banca. Il gruppo accompagna la banca, l'accompagnerà sempre di più nel dare ai territori specifiche soluzioni per il risparmio, per il fare impresa, per lo sviluppo dei giovani.
In questo connubio tra capogruppo e territori credo che potremo guardare fiduciosi al futuro. Io, ma non lo dico a titolo personale, lo dico perché è il mercato che ce lo chiede, al centro del progetto rimane l'uomo, rimane il professionista, rimane il collega che deve saper parlare al cliente. Quindi su questo costruiremo il futuro. Il 2018 è stato un anno di grandi risultati con l'entrata nel gruppo bancario cooperativo ICREA, ossia l'Istituto Centrale delle Casse Rurali e Artigiane, e l'apertura di nuove filiali fino alla costa, Caramanico Terme, Manoppello Scalo, Chieti e prossimamente Francavilla al Mare. Fiera della sua storia e degli obiettivi raggiunti, con un utile semestrale pari a 1.600.000 euro e un CET 1, indicatore che esprime la solidità di un istituto bancario maggiore del 30%, di gran lunga superiore al minimo regolamentare, la banca ha festeggiato il suo 100° anno al Teatro Comunale d'Andrea, alla presenza di rappresentanti istituzionali, imprenditori e portatori di interesse. Intanto i complimenti per i 100 anni di storia della banca che giunge a questo traguardo, con numeri e prestazioni di livello sotto l'aspetto della sostenibilità, della solidità e della performance. Per proseguire in questa maniera, BCC Prato La Perigna ha una caratteristica che deve proseguire, che è quella dell'attenzione alla persona. Quindi mettendo la persona al centro, il socio e il cliente, la BCC potrà proseguire un percorso virtuoso insieme con il gruppo bancario Cooperativi Crea per una crescita e uno sviluppo comune. Una continua crescita che dimostra quanto essa sia radicata nel territorio ma proiettata al futuro, sempre vicino alle piccole e medie imprese, alle famiglie e a tutti gli operatori economici come punto di riferimento dell'area. La realtà della banca di credito di Pratola è certamente una realtà molto radicata sul territorio. E questi 100 anni fanno ben sperare, perché fin dalla fondazione ha alla base i valori cristiani della solidarietà e della fraternità. Sostenuta e spinta insieme con un gruppo di pratolani da un sacerdote, Don Domenico De Cristoforo. E questo dà alla banca una spinta soprattutto per valorizzare il piccolo imprenditore, risparmiatore, che poi ha fatto la forza di questa banca. Ecco, l'augurio è che possa continuare a seguire quei valori secondo la missione che questo sacerdote ha indicato all'inizio, i valori della solidarietà, la fraternità soprattutto, affinché non ci siano più situazioni dove l'economia sia invece oppressiva o sia una dimensione negativa per l'uomo. Ecco, ci auguriamo che questi valori cristiani possano continuare a essere portati avanti dalla banca di Pratola.